Dopo le controverse vicende, le polemiche dei scorsi mesi, trova finalmente soluzione la vicenda del distretto sanitario 72 e della sua sede tra ASL di Salerno e Comune di Sala Consilina. Questo pomeriggio, infatti, è avvenuta la firma del protocollo d'intesa che sancisce il trasferimento del distretto sanitario nei locali dell'ex tribunale di Sala Consilina. Dunque, accordo raggiunto alla fine tra ASL di Salerno e Comune di Sala Consilina, dopo che più volte la distanza tra le parti era sembrata inconciliabile e che la sede del distretto era sembrata destinata ad occupare i locali dell'ex ospedale di Sant'Arsedio. Così non è stato, il distretto sanitario 72 resta invece a Sala Consilina e sarà ospitato nella struttura dell'ex tribunale. Il protocollo d'intesa è stato firmato alla presenza tra gli altri del direttore generale dell'ASL di Salerno, Antonio Squillante, del sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, del presidente della conferenza dei sindaci dell'ASL di Salerno che ha mediato in questa situazione, Sergio Annunziata, e del direttore sanitario del distretto Giuseppe Di Fluri, presente anche diversi sindaci o rappresentanti delle amministrazioni comunali della parte sud del Vallo di Diano. Finalmente siamo riusciti ad ottenere un punto d'intesa con il direttore generale dell'ASL per evitare di creare un danno alla collettività. Questo lo voglio sottolineare, non è che è un merito che si deve prendere il sindaco di Sala Consilina. Sala Consilina è il comune più popolato, è il comune più baricentrico, quindi credo che sia stata una cosa giusta che il distretto, nell'interesse di tutti, soprattutto dei comuni a sud, dovesse rimanere a Sala Consilina. È stata un'enorme soddisfazione e di questo io devo ringraziare soprattutto tutti i colleghi sindaci, la stragrande maggioranza dei colleghi sindaci che sono a sud del Vallo di Diano, che insieme con il Comune di Sala hanno sottoscritto un patto tra gentiluomini che questi 10.000 euro di quota di contribuzione per le spese delle utenze dell'ASL nel Tribunale verranno caricate non sui bilanci comunali, questo voglio che sia chiaro a tutti, ma vi sarà una rinuncia delle indennità da parte degli amministratori. Tra le altre cose io devo ringraziare anche la collettività, perché se i 10.000 euro sono a carico tra virgolette degli amministratori, i lavori di adeguamento sono a carico del Comune di Sala Consilina e quindi ricadono sulla collettività. Bisognerà fare almeno quegli interventi minimi di adeguamento affinché il distretto sanitario possa trovare una legittima e degna collocazione all'interno del nostro, della nostra proprietà. Credo che si metteranno d'accordo i due uffici tecnici dell'ASL e del Comune di Sala Consilina, già hanno individuato quelli che sono gli interventi, si tratterà di eseguire questi lavori e credo che non passerà tantissimo tempo e riusciremo sicuramente a risolvere questa problematica. Quanta fatica, direi, per sintetizzare un buon accordo nell'interesse delle due aziende, ma soprattutto nell'interesse dei cittadini. Oggi siamo qui a formalizzare quest'atto che regolamenta un poco l'uso della struttura dell'ex tribunale di Sala, che è stato concesso in comodato d'uso alla nostra azienda con alcuni accordi interni, e quindi sicuramente un successo per la cittadinanza che vede mantenuto, anzi io direi a questo punto si può fare anche un ragionamento di potenziamento, avendo degli spazi idonei, una situazione più favorevole rispetto a quella precedente che comunque era onerosa per l'azienda e quindi imponeva la necessità di programmare diverse soluzioni. Oggi possiamo guardare con una visione più a lungo termine su questa realtà e cercare anche di trovare qualche ulteriore soluzione dal punto di vista sanitario. E adesso siamo in un'occasione di riorganizzazione, quindi sicuramente in termini assistenziali si prevede che comunque la sanità sta avendo stabilizzato i conti, essendo in una fase di rilancio, sicuramente diverse esigenze territoriali collegate proprio alla mancanza del personale medico e paramedico potrà vedere alla luce in un prossimo futuro delle soluzioni qualificate. Quindi sicuramente, come dire, da questo punto di vista noi riteniamo che si potrà investire anche in termini di tecnologia, quindi avendo una certezza, è come una famiglia che prende una struttura, un'abitazione e quindi inizia a investire all'interno di questa struttura e a programmare più a lungo termine. Fino ad oggi ci troviamo in una situazione di doppia precarietà appunto dal punto di vista della localizzazione, ma anche precarietà finanziaria che oggi sono state superate, e quindi credo che i cittadini di questo territorio possano guardare al futuro in termini sanitari sicuramente in maniera più positiva.
Ma diciamo che è una scelta fatta da tutti i sindaci ed è un servizio sicuramente più utile al cittadino. Qui non era una scelta all'interno del territorio, ma era una scelta di distribuzione sanitaria già carente che era la migliore per il nostro, per il nostro territorio, il nostro comprensorio. È chiaro che oggi questo deve essere un punto di partenza, avendo queste strutture da riempire di servizi e spostare l'attenzione da sterili polemiche a servizi sanitari che servono al nostro territorio. E quindi, insomma, apprendendo la volontà di tutta quanta, io o meno del 90% delle amministrazioni comunali, finalmente si giunge verso un'unica scelta, una scelta che, ripeto, deve essere di costruzione per il futuro, perché noi abbiamo un'attività sanitaria purtroppo carente nel nostro territorio e deve essere totalmente riformata e ricostruita dalle strutture sanitarie ospedaliere e dalle strutture territoriali. Ora si può partire e con questo protocollo di oggi inizio gli impegni verso la direzione generale.